La legge salva casa, quali prospettive per le aree vincolate? È il tema del convegno che si è tenuto presso il Centro Congressi di Capri con Bruno Molinaro, avvocato, esperto di edilizia sanzionatoria e cultore della materia presso l'Università Federico II. L'iniziativa è stata promossa e patrocinata dalle amministrazioni di Capri e Anacapri. Il provvedimento legislativo, entrato in vigore lo scorso luglio, contiene importanti misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle lievi difformità edilizie e la sanatoria edilizia di molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo, un tema che riguarda l'intera Italia. In Campania, inoltre, si denota un intensificarsi del fenomeno delle demolizioni giudiziali che le procure stanno eseguendo in numerosi comuni, ancor di più a seguito del protocollo Gratteri De Luca, Procura Regione, sul reperimento delle risorse finanziarie necessarie. La questione abusi, demolizioni, acquisizione al patrimonio si interseca inevitabilmente col tema dell'emergenza abitativa, soprattutto in luoghi ad alto tasso turistico dove proliferano B&B, case vacanze ed in generale affitti brevi. Si tratta di una materia complicata e la relazione dell'avvocato Molinaro al Centro Congressi di Capri mira a dare informazioni precise ai cittadini sulle possibilità concrete che prevede la legge Salva Casa. Novità sicuramente sono rilevanti perché questa legge Salva Casa ha prodotto una serie di disposizioni, alcune delle quali di incerta interpretazione, altre però sicuramente innovative, come la possibilità di presentare un'istanza di sanatoria, di accertamento di conformità urbanistica per le parziali difformità e per le variazioni essenziali. Nelle aree vincolate come Capri e Anacapri, prima ciò non era possibile. C'era una preclusione nel testo unico dell'edilizia. Oggi invece è assolutamente possibile perché la norma del testo unico si collega con quella sull'accertamento di compatibilità paesaggistica. In parole povere, una volta presentata l'istanza, se questa istanza non viene esitata nel termine di 90 giorni, che è un termine assegnato alla soprintendenza, sulla stessa si forma il silenzio assenso e questo prima non era assolutamente previsto. Così come si forma il silenzio assenso per il Comune che ha 180 giorni di tempo per provvedere. Altre novità riguardano il mutamento di destinazione d'uso nelle zone edificate, parzialmente edificate, nelle zone di espansione. Oggi è possibile passare da una categoria funzionale ad un'altra senza problemi, cioè in parole povere un deposito può diventare una stanza. Un albergo può diventare un residence, mentre prima la Cassazione penale aveva escluso questa possibilità. Poi ci sono altre novità che riguardano lo stato legittimo dell'immobile, cioè la possibilità di ritenere un fabbricato legittimo sol se il tecnico comunale abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi in caso di interventi parziali sull'immobile. Insomma, le novità sono sicuramente notevoli.